difficoltà. Poi ti faccio una domanda e ne ho solo una da farti, diretta. Il fatto che tu arrivi in prestito secco, no? Che sei un po' un pacco postale durante questa stagione, perché inizi la stagione a Carpi, adesso arrivi a Verona. Io ho parlato di progetto, penso che proprio il limite di questo sia il fatto che insomma, su un ragazzo come te bisognerebbe investire dei soldi, dare continuità appunto a questo progetto. Hai avuto una parola in questo senso? Poteva essere una limitazione il fatto che arrivi in prestito secco? E soprattutto c'è la tua volontà di rimanere qui a Verona anche per il domani? Secondo me Verona è una società attrezzata che ha dimostrato appunto in questi anni di poter competere benissimo nel campionato di Serie A. Io vengo qua in prestito dalla Juventus, ma vengo qua per giocarmi le mie carte, perché no, magari se raggiungiamo quell'obiettivo della salvezza, perché no parlare di un possibile, ecco, anche l'anno prossimo. Resteresti in Serie B? Queste sono valutazioni che verranno fatte poi più avanti. Io adesso non ci penso neanche alla Serie B, altrimenti non sarei venuto qua. Io cerco un'impresa in questi quattro mesi. Alberto o Francesca? Ciao, benvenuto. Io ti volevo innanzitutto chiedere che atmosfera hai trovato, i tuoi compagni e soprattutto come ti inserirai, considerando che il tuo ruolo è veramente molto molto importante nelle logiche di Vimeo. Io mi sono trovato subito bene perché conoscevo già qualche compagno, mi hanno aiutato nell'inserimento, che è stato semplice. E spero di dare una mano alla squadra, il mister mi ha voluto, so che cercava un giocatore con le mie caratteristiche, quindi non vedo l'ora di dimostrare sul campo, già a partire da domani magari. Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti un attimino magari di raccontarti un pochino come sei appunto come giocatore e quali credi siano soprattutto le tue caratteristiche più importanti. Sono un centrocampista a cui piace giocare davanti alla difesa, posso giocare in un centrocampo a tre o a due, indifferente. E mi piace impostare l'azione da dietro, cercare di recuperare i palloni e giocarli subito verso le punte, comunque essere un giocatore importante a livello di qualità. Ciao Luca, Alberto Fabri della Slive, benvenuto a Verona innanzitutto. Ti aspettavamo in campo domenica, però purtroppo ti ha bloccato subito l'influenza, insomma, una partenza d'handicap per te con Verona. Sì, sono stato sfortunato domenica per questo inconveniente, però già ieri mi sono allenato con la squadra, quindi tutto risolto e non vedo l'ora di iniziare sul campo. Se non sbaglio tu eri in campo l'anno scorso in Verona-Juve, correggimi se sbaglio, sei subentrato a gara in corso, no, o ricordo male. Ricordo male, chiedo scusa. E, no, questo per chiederti appunto, tu parlavi prima appunto della società e anche della tifoseria, appunto l'impatto che hai avuto col pubblico di Verona. Io tutti i miei compagni, ex compagni che ho avuto in questi anni mi hanno parlato tutti bene di Verona. Della città, della società e soprattutto della tifoseria. Comunque i tifosi ci sono sempre vicini, lo stadio, la curva soprattutto è sempre piena e credo che ecco, noi da qui alla fine daremo di tutto per la maglia, per onorarla, per uscire dal campo sempre esausti ma consapevoli di aver dato tutto. In ultima ti chiedo che ruolo secondo te mister De Neri ha ritagliato per te? Qua mister De Neri ha detto che cercava soprattutto giocatori dai piedi buoni. Ecco, tu sei in pratica stato indicato come sostituto naturale di Viviani, che insomma è stato uno dei giocatori più tartassati in questa prima parte di campionato. Mi dispiace per Viviani innanzitutto perché è un amico, cioè abbiamo giocato insieme anche nelle nazionali minori. Io vengo qua ecco, cercando di portare quelle che sono un po' le mie qualità, quelle che a Carpi non ho espresso pienamente. E ringrazio appunto il mister e il direttore per l'opportunità che mi danno, perché so che questo per me può essere un grande punto di partenza.